Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della vittoria del Napoli 2-1, 2-1, 3 punti importantissimi e importantissimi per noi, per il Napoli. E quindi la partita viene vinta da Napoli 2-1 contro il Rijeka. Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, ma l'importante sono i 3 punti. L'importante sono i 3 punti. Nel primo tempo passa in vantaggio il Rijeka, dopo 13 minuti subito arriva il vantaggio del Rijeka, poi il Napoli nel 43esimo segna il gol del pareggio, e il primo tempo finisce 1-1. E sono dimenticato chi l'ha segnato: Demme con l'assist di Mertens. Poi nel secondo tempo Mertens ha preso anche la traversa, sono state tante occasioni, è arrivato il gol, è arrivato il gol di Matteo Politano. Matteo Politano per me deve giocare sempre in titolare, perché è un giocatore forte, è un giocatore forte. Sì, per me deve giocare sempre in titolare. Grazie a lui abbiamo vinto di nuovo in Europa League, seconda vittoria consecutiva dopo la sconfitta con la Z. Per me dobbiamo ringraziare Matteo Politano. Matteo Politano, giocatore fantastico per me, giocatore forte per me. Poi non so gli altri come la pensano, non so come la pensano. Quello che non mi è piaciuto stasera, come anche le altre sere, Lobotka, cioè, forse Gattuso lo fa per far girare la squadra, per fare un po' di turnover, e perciò mette Lobotka De me va bene questa sera, ma le altre sere non mi è piaciuto lo stesso. Lobotka e De me a me non piacciono come centrocampisti, cioè non piacciono proprio come giocatori questi, non lo so, per me devono fare la panchina. Però Gattuso è buono, che fa girare la squadra, fa un po' di turnover, così in campionato arriviamo più freschi con la rosa titolarissima. Osimhen, vabbè, sappiamo, non c'è stato perché è stato espulso nella gara contro il Real Sociedad. Comunque, con questa formazione è la seconda vittoria consecutiva in Europa League. Vabbè, non è la formazione che a me piace, però stiamo facendo bene in Europa League con questa formazione, e quindi si continua con questa formazione in Europa League, ed è giusto così. Però Lobotka e Dembélé non li posso vedere proprio, cioè non mi piacciono come centrocampisti. Dembélé un po' mi piace un po' più di Lobotka. Perciò questa formazione in Europa League sta andando bene, sì, però lo so Gattuso che lo fa per far girare la squadra, se no penso che mette sempre i soliti Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, che tutti questi sono entrati da subentrate, tranne Bakayoko mi sembra, non ricordo. Insigne, abbiamo recuperato anche Insigne. Insigne si è pitturato i capelli. Spero che ritorna forte il nostro capitano, ma spero che non si rinfortunia. Mi auguro solo questo. Poi, se si rinfortuna di nuovo, io lo farei stare a riposo. Anche se sta bene, lo farei stare a riposo, perché, cioè,
il corpo deve riposare. Non è che ogni partita a Lorenzo Insigne lo fai giocare 90 minuti contro, per esempio, contro la squadra neopromossa. Tu là devi fare un po' di turnover, fai riposare Insigne. E così te lo conservi per le coppe o per la prossima partita di campionato. Non è che tu lo fai giocare sempre, ogni partita, anche con la neopromossa, non per le squadre neopromosse, non ho niente da rimproverare. Però cioè, contro le squadre un po' di non di altissima classifica. Gattuso, potresti far riposare a Lorenzo Insigne e ai giocatori titolari. Potresti fare anche un po' di turnover. Sì, là dobbiamo approfittare, dobbiamo fare punti come ogni squadra di alto livello, di alta classifica. E questo è. Non è che deve giocare ogni partita 90 minuti, deve riposare anche con le squadre piccole, più piccole, con le squadre battibili anche senza i giocatori titolari. Questo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ciao ragazzi.